Anche oggi Laura Muratore, collaboratrice scolastica del Ruffini di Imperia, si è presentata sul proprio luogo di lavoro, ovviamente senza Green Pass e continuando la sua protesta. Come prevedono le norme, per chi lavora nel mondo della scuola occorre essere in possesso del certificato vaccinale oppure l'attestazione del tampone negativo. La donna è sempre sprovvista di entrambe e non intende osservare le disposizioni governative e ministeriali, poiché le reputa, come più volte ha detto, incostituzionali e discriminatorie. Anche oggi ha parlato con i giornalisti. Non posso entrare in servizio, ma mi ha messo da parte, diciamo, da un angolo, e poi mi ha fatto il provvedimento di allontanamento. Tutto qui. E quindi adesso lei che azioni intende intraprendere? Adesso ci penso, mi consulto sempre con il mio avvocato. Le viene comminata quotidianamente un'ammenda di 400 euro, non rischia di diventare pesante? No, non pagherò nessuna ammenda, perché non è, devono lo Stato e la sanità ci devono tutelare bene. Non pagherò nessuna cosa io, perché non è il caso. Io ho detto quali sono i miei problemi, li ho spiegati. Ecco, quali sono i suoi problemi? Quali sono? I miei problemi sono che io ho contratto il Covid, non l'ho potuto diciamo certificare, perché per vie traverse cose mal gestite anche dalla insomma dagli accordi della sanità, o come c'è, cioè, tra di loro si vede che evidentemente non si mettono d'accordo come devono fare. Alcuni dicono che lo deve fare il medico la denuncia, il medico mi ha detto che devo arrangiarmi io a chiamare l'ASL. E io quindi questo ho fatto, ho cercato comunque di denunciare il caso e niente, quindi, cioè, siamo arrivati a questo punto che ho fatto il Green Pass, la malattia, il Covid. Sì, ho fatto la malattia, poi ho fatto anche il sierologico per dimostrare che dal tampone non era uscita la malattia, perché l'ho fatto troppo tardi e di conseguenza la colpa non è mia, sono stati loro che non mi hanno fatto fare le cose per tempo. Io ho chiesto al medico di mandarmi l'assistenza a casa, lui ha detto che lui non la manda e mi sono dovuta arrangiare da sola. Sono passati 4-5 giorni da questa cosa qua, il tampone è uscito negativo, per cui invece il sierologico è uscito positivo, ci sono gli anticorpi, la malattia l'ho avuta, l'ho sviluppata, l'ho subita perché si sta veramente male. Non vedo il motivo per il quale devo... Una serie di disguidi. Sì, insomma, una serie di disguidi. Lei comunque stamattina ha timbrato regolarmente, è stata allontanata da un provvedimento del dirigente scolastico, però lunedì mattina sarà di nuovo qua. Certo, io devo andare a lavorare, io entro a lavorare, perché no? Cioè, questa qui è una cosa che la devono... Cioè, io ho cercato di sistemare questa questione, ma purtroppo non si riesce. E io cosa che devo fare? Poi se il Green Pass non è obbligatorio o non era obbligatorio fino a ottobre, a 15, o qual è la data esatta, non lo so, allora mi devi far lavorare. Dopodiché vediamo, intanto io sto cercando di fare tutto il resto. Quindi ci sono state delle cattive informazioni, cioè, per cui non vedo perché non devo lavorare. Questo è lo Stato che ci deve garantire anche il tampone, perché non può farlo per vie traverse col portafoglio delle persone. Degli altri, insomma. Certo, assolutamente, perché questo è un raggiro. Fai i tamponi quando ti stanchi, fai il vaccino. Io prima di fare il vaccino devo vedere se lo posso fare. Quindi non credo che sia il caso.